Amici del Festival Milano Arte e Musica, vorrei intrattenervi su una raccolta di concerti di Antonio Vivaldi. Non i titoli più celebri, l'opera ottava, quella che è aperta dai concerti alle stagioni, o l'opera terza, l'esto armonico, che impose Vivaldi alla realtà internazionale dell'epoca. Piuttosto ho scelto l'opera quarta, La Stravaganza, e l'ho scelta perché è una raccolta di grande interesse. Perché in qualche modo Vivaldi gioca con i due modelli di concerto principali dell'epoca. Da un lato ci sono ancora le vestigia del concerto grosso, e in quel decennio, nel decennio in cui esce l'opera quarta, cioè il secondo decennio del secolo, escono postumi i concerti opera 6 di Corelli. E dall'altra parte, naturalmente, l'opera quarta è comunque una raccolta fondamentalmente di concerti solistici, di concerti per violino. Ed è molto interessante appunto come l'equilibrio tra i principi del concerto grosso, quindi un concertino che si contrappone al gruppo strumentale più ampio, e invece il protagonismo del violino solista, vivano un equilibrio, vivano una dialettica di grande fascino nella Stravaganza di Vivaldi. Non a caso Johann Sebastian Bach trascrisse due di questi concerti per clavicembalo. E dunque abbiamo nello stesso concerto alcuni elementi di grande modernità, come sono la perentorietà ritmica, la chiarezza tonale, e che convivono con elementi un po' più classici, diciamo così, come appunto l'intervento di un secondo violino nel dialogo col primo. Abbiamo anche dei momenti di assoluto spicco del solista, come per esempio nei tempi lenti centrali, che sono animati da un melos, da una cantabilità estremamente suggestiva. Tutto questo l'ho ritrovato ad esempio del concerto quarto di questa serie, ma credo che tutti i concerti della serie siano di estrema godibilità e ve li consiglio.